È iscritta a parlare onorevole Crippa, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, il 6 gennaio scorso la mia regione, Piemonte, è stata teatro dell'ennesima tragedia di Stato che ha visto come vittima la piccola Aurora. È morta nell'ospedale di Alessandria, dove era venuta alla luce poche ore prima, insieme al suo gemellino Christian, che è al momento ancora ricoverato nel reparto di patologia neonatale in condizioni critiche, dopo un viaggio di 170 km da Domodossola. I due bimbi erano nati dopo un'odissea di 7 ore. La madre, al sesto mese di gravidanza, era arrivata sabato mattina verso le 6 al DEA di Domodossola, manifestando i sintomi di un parto prematuro ed essendo stata rifiutata sia dall'ospedale di Verbania che da quello di Novara, in situazioni di pericolo sia per lei che per i bimbi, si era deciso di trasportarla alla struttura ospedaliera di Alessandria. Una vergogna senza scusanti, conseguenza diretta del frettoloso e scellerato piano di chiusura dei punti nascite operati dalla Giunta Cota, che aveva però assicurato la presenza di un'ambulanza medicalizzata per i trasporti dei parti complicati, che invece risulta essere assente. Per questo annuncio che nei prossimi giorni provvederò ad inviare al Ministro Lorenzin una lettera in cui chiederò verifiche mirate sull'operato di tutti gli enti protagonisti della terribile vicenda di Domodossola, per valutare le responsabilità dei soggetti coinvolti. Per chiudere vorrei ricordare a tutti, in particolare alla Giunta Cota, che l'articolo 32 della Costituzione recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ricordiamocelo, è un dovere. Grazie. A lei.